Mercoledì 28 agosto 2013 si era tenuta la conferenza stampa in attesa dell'ospedale unico attrezzature di eccellenza per gli ospedali San Lazzaro di Alba e Santo Spirito di Bra. Tre mesi più tardi, lunedì 25 novembre 2013, il sogno di molti dirigenti ospedalieri e di molti abitanti del territorio di competenza dell'ASL CN2 si è realizzato. La Fondazione Nuovo Ospedale Alba Bra, al culmine di una trattativa privata durata diversi mesi, ha infatti firmato un contratto con Philips che prevede la fornitura per l'ospedale di Alba di una TAC a 128 strati, la prima in Piemonte, ma anche di un ventilatore polmonare, di un iniettore angiografico e di un defibrillatore e per l'ospedale di Bra di un ecografo ultramoderno, non ancora presente sul mercato, del quale è prevista la presentazione ufficiale a Torino la prossima settimana. Le apparecchiature entreranno in funzione a metà febbraio del 2014. Su invito dell'ASL, il direttivo della fondazione ha deciso di aprire una nuova raccolta fondi che non intaccasse i proventi delle donazioni private per il nuovo ospedale di Verduno. La cifra che è stata raccolta ammonta a 600.000 euro complessivi dell'adattamento dei locali, dell'installazione delle apparecchiature e del loro futuro trasferimento nel nuovo ospedale. La conferenza stampa di presentazione della nuova attrezzatura si è tenuta nella sala multimediale dell'ASL CN2 ad Alba.